Buonasera e ben ritrovati da Sassuolo Oggi TG. Durante l'assemblea del Partito Democratico del Distretto Ceramico, tenutasi martedì, sono state definite le proposte di candidatura per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. L'assemblea ha individuato in Maria Costi e Luca Sabatini i candidati unitari del distretto. Nel corso della riunione è stato anche approfondito il programma elettorale, che si concentra in modo particolare su temi come mobilità, politiche abitative, rigenerazione urbana, industria ceramica, sanità e non autosufficienza. Le candidature ora saranno discusse negli organi del partito a livello provinciale e regionale. Torna a Sassuolo Freestyle Motocross and Mototerapia. L'iniziativa benefica si terrà sabato 5 ottobre nella sede di Mineraria di Boca in Via Secchia e vedrà tra le altre la partecipazione di Vanni Oddera, ideatore della mototerapia, progetto volto a condividere l'adrenalina delle due ruote con persone con disabilità. L'iniziativa è ad ingresso libero e sono previsti due spettacoli alle ore 11 e alle ore 15. Durante gli spettacoli sarà attivato un servizio ristoro con il ricavato che verrà totalmente devoluto ad associazioni del territorio. Christian Benassati ha raggiunto il territorio italiano. Il sassolese è partito in bicicletta lo scorso 5 luglio da Svolvere in Norvegia, diretto verso Portopalo di Capopassero in Sicilia. Ieri ha raggiunto l'Italia dopo aver pedalato nei 2 giorni precedenti lungo il passo del San Gottardo. Ora per Benassati il passaggio a Milano, poi la ripartenza verso sud con la tappa a Sassuolo prevista per la fine della settimana prossima. Iniziativa benefica del Sassuolo Club in collaborazione con il gruppo Alpini di Maranello e di Sassuolo. Da questa mattina fino alle 20 i gruppi hanno allestito uno stand gastronomico nel piazzale dell'ospedale di Sassuolo, raccogliendo fondi da devolvere in beneficenza alla struttura sanitaria. Questa mattina la visita del direttore sportivo Nero Verde, Francesco Palmieri, del direttore sanitario Silvio Ditella, della vice sindaca Serena Lenzotti e del sindaco di Maranello Luigi Zironi. Ecco a voi il servizio. Monia, il tempo non aiuta, ma voi dal vostro cuore è partito un invito, chiamiamolo così, alla gente che circola qui davanti all'ospedale per raccogliere dei fondi da donare all'ospedale. Sì, abbiamo pensato a questa nuova promozione per raccogliere soldi, Sassol Club in collaborazione con gli Alpini di Maranello. Proviamo a vedere come funziona. Per ora la gente è accorsa molto volentieri nonostante la pioggia. Addirittura c'è gente che compra, porta a casa, che è auspicabile, ma c'è anche gente che si ferma a mangiare quei 2 pezzi che compra. Sì, tanti più che altro si fermano a mangiare qua direttamente. C'è anche chi ci ha detto che torna verso sera addirittura. Sì, perché voi ci state alcune ore e poi alla fine il risultato è quanto donate all'ospedale. Sì, noi siamo qua fino alle 20, poi tutto l'incasso verrà donato all'ospedale. Non sappiamo in che reparto perché non sapendo quanti soldi raccogliamo, ci diranno loro direttamente cosa compreranno con i soldi che verranno donati oggi. E ancora una volta volete stare in mezzo alla gente, vestiti di nero verde sicuramente, ma in mezzo alla gente per fare del bene. Sì, sempre col nero verde nel cuore, sempre a Sassuolo, perché Sassuolo comunque è la nostra città, e sempre per aiutare qualcuno più sfortunato di noi. Direttore, c'è sicuramente un velo di soddisfazione malcelata. Perché veramente quando arriva della gente che fa del bene per l'ospedale, voi come struttura siete sicuramente contenti. Molto contenti e devo dire che se oggi dovessi usare 2 parole per identificare l'iniziativa è il bello e il buono del nostro territorio. Bello perché sentirsi aiutati anche con queste iniziative, per cui tutti i fondi poi vengono reinvestiti in attività che riguardano la sanità e il nostro territorio, siamo molto contenti. Il buono perché l'iniziativa scelta certamente è molto apprezzata, cioè loro prepareranno per chi vuole Tigelle e Borlenghi, quindi anche il buono del nostro territorio, e questo diciamo ci rende orgogliosi e anche molto contenti, perché quando il bene e il bello mettono radici anche le iniziative crescono forti e solidi. Veniamo da momenti in cui diciamo ai sanitari si guarda a volte un pochino con un po' di diffidenza, invece sentire il proprio territorio al fianco nel lavoro che tutti i giorni i nostri operatori fanno
costantemente ci riempie il cuore per queste iniziative che sono sempre molto gradite anche dai nostri operatori, cioè li sentiamo proprio al nostro fianco. Il bello e il buono superano anche il cattivo, tra virgolette, tempo che in questo momento sta dando una tregua. Esatto, nel senso che avremmo voluto che in una giornata magari di sole potessimo anche portare fuori anche parte degli operatori, magari quelli che smontavano dal turno, quelli che montavano. Purtroppo oggi il tempo magari ha reso clemente solo queste ore, ma intervistando i responsabili dell'iniziativa ci hanno detto che sono arrivate molte ordinazioni, quindi siamo contenti e ribadiamo tutto ciò che loro ci doneranno, poi noi lo reinvestiremo in attività sul territorio, cioè in attività sanitarie. Passiamo adesso allo sport. Ieri sera nella sede di Via Mazzini del Sassuolo Club si è tenuto un incontro tra mister Fabio Grosso, mister Gianloris Rossi e i tifosi, accompagnati dal direttore operativo Alec Invernizzi, il responsabile del settore femminile Alessandro Terzi ed il dirigente Remo Morini. I sostenitori neroverdi hanno potuto fare alcune domande ai due tecnici. Spazio anche per foto e ad autografi. Questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che la prossima edizione di Sassuolo Oggi TG è in programma per domani alle ore 18. Vi auguriamo una buona serata.